Sono ragazzi, siamo venuti in questo nuovo video, sono amico MC di Riparlo, oggi siamo ritornati in un nuovissimo video. Allora, oggi siamo con il post partita di Benfica Juve, la seconda partita della nostra amata signora nell'International Champions Cup. La partita è finita 1-1 con il Benfica, ma poi abbiamo vinto noi 4-2 ai calci di rigore. Allora, prima della partita, la Juve che spera subito il vantaggio con Marchisio su un ottimo cross basso di Cancelo e poi Marchisio si è ritrovata lì e poi la palla è finita alta. Comunque poi c'erano state altre azioni della Juve, anche del Benfica che si è fatto vedere che ha sperato pure lui il vantaggio. Poi nel secondo tempo il Benfica passa in vantaggio con un'ottima punizione di Grimaldo, veramente messa a girare poi, è stata una bella punizione. Poi la Juve risponde con la traversa di Benatia. E poi poi pareggia con un bel gol di Clemenza, sinistra giro, palla che bacia la traversa e poi entra in rete. Poi la partita finisce così 1-1, qui la Juve ha cercato anche di vincerla, di segnare il 2-1, l'ha sperato anche con la parata del portiere del Benfica. Poi arriviamo ai calci di rigore, la Juve segna, ne fa 4 su 4, il Benfica 2 su 4, perché ha sbagliato, ha preso prima il palo e poi ottima parata di Perin con i piedi e poi ci conquistiamo questi 2 punti, perché se vincevamo senza rigore andavamo a 8 punti, ma no, aspetta, andavamo a 7, mi pare, a pari punti con il Borussia, nel Borussia Dortmund. Eccoci qui, questa è la classifica, qua se si vede, si dovrebbe vedere, sì. Allora, noi siamo a 5 punti, a meno 1 e a meno 2 dal Borussia Dortmund, che ha 7 punti, che ha già fatto le 3 partite, e dunque lui ha concluso già l'International Champions Cup, perché credo che tra una settimana inizia il campionato tedesco. Poi c'è l'Arsenal che deve fare ancora una partita e poi se vince va a 7, va a pari punti con il Borussia Dortmund. Poi c'è il Tottenham a 3, che deve ancora giocare. Poi c'è il ah è vero, poi c'è ancora Lione, Real Madrid e Barcellona, che ancora non giocano nemmeno una partita, e la prossima noi sfidiamo il Real Madrid, perché poi se vinciamo anche con i rigori, andiamo sempre a stare, siamo sempre in seconda posizione per l'eritico, che noi abbiamo segnato 3 reti, ne abbiamo subito solo una, mentre il Borussia Dortmund ha segnato 6 reti, ne ha subito 3. Comunque io non so, vabbè, comunque cerchiamo almeno di vincere contro il Real Madrid, solo che sarà anche un po' dura, però vedremo chi metterà in campo il Real Madrid. Ovviamente noi saremo senza Ronaldo, magari sarebbe stato bello vedere Ronaldo sfidare il Real Madrid nell'International Champions Cup. Adesso mo la prossima partita, sempre con il Real Madrid, è a mezzanotte, mi pare il 4 d'agosto, se non mi sbaglio. Vediamo un po' vedere qua. Calendario. Vediamo un po'. Parte poi dopo il Real Madrid, abbiamo anche una partita contro l'MLS All Stars, che sarebbe la squadra dei migliori, cioè sarebbe la squadra dove sono stati convocati i migliori giocatori che hanno fatto la grande stagione, una grande stagione nel campionato americano. Allora, noi sfidiamo il 5 di agosto il Real Madrid. Il 5 di agosto. Il 5 di agosto. Poi vediamo gli altri italiani, vediamo un po' il Tottenham, il Milan che sfida alle 2:30 di notte, l'1 di agosto, il Tottenham. Poi la Roma che sfida alle 4 di mattina, all'1:00, il 1 di agosto, il Barcellona. Ovviamente qua 1:00, l'una è l'ora italiana, perché là è giorno. Purtroppo, magari, mamma mia. Vabbè, poi le altre idee. Allora, poi c'è l'Inter che giocherà alle 8, alle 20. Il 4 d'agosto con il Lione, poi noi la Juve sfidiamo il 5 d'agosto a mezzanotte Real Madrid. Il Milan, che è sempre il 5 d'agosto alle 2 di sera, alle 2 di notte, sfiderà il Barcellona. Poi la Roma, che è l'8 d'agosto alle 2 di
di notte sfidare Real Madrid e poi l'Inter l'11 d'agosto con la partita Atletico-Inter si terminerà in International Champions Cup alle ore 21. Allora, poi risultati qua il turno, penso che risultato 4-2 qua i calci di culo, vabbè. Comunque poi oggi ho visto un bel Buffon farsi subire tre gol poi dall'Arsenal. Penso proprio il Paris Saint-Germain, vabbè. A parte che poi il Paris Saint-Germain non sta giocando con tutti i giocatori con il titolare, perché ormai si stanno riposando dal Mondiale. Però penso che il Paris Saint-Germain si è preso un pallatone dall'Arsenal 5-1. Con Buffon che si è preso. Cioè Buffon sembra che si è preso 4 reti in 2 partite. 4 reti in 2 partite si è fatto subito Buffon. Vabbè, comunque. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Andando qui chiudo tutto. Ok. Beh ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi al canale, soprattutto a tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!